Meno male che la vedi di lì, eh? Sì, perché sembra da un giorno di lì. Non si può fare una faccina. E altre? Le altre piante che saranno in piedi. Tocca agli altri alberi, perché sono tutti uguali. Non c'è radice per albero qui, eh? Diciamo un po' che cosa è successo, vi siete stati chiamati? Sì, siamo stati chiamati per la caduta di questa pianta dal suo fusto, adesso stiamo provvedendo a rilevare i danni causati. Purtroppo sono state danneggiate lievemente due autovetture parcheggiate e adesso possiamo spostare le autovetture e praticamente dopo i vigili del fuoco si occuperanno della rimozione del fusto della pianta caduta. Adesso cosa stanno facendo lì? Stanno liberando i rami per poter spostare la macchina. Bene, quanto tempo pensa che ci metteranno? Sarà un lavoro abbastanza lungo, penso, per la rimozione del tronco sarà un lavoro abbastanza lungo. Comunque, per fortuna non ci sono stati danni ingenti e per fortuna non ci sono feriti. È vero, la ringrazio. Tutta la macchina! Lei è in questo momento il rappresentante dell'Istituto Padre Monti, perfetto. Come è stato avvisato lei dell'Istituto Padre Monti, che è il proprietario dell'albero che è caduto, diciamo? Sì, della pianta del parco. Chi è venuto a chiamarla? Mi ha chiamato un responsabile dell'ufficio amministrativo che aveva avuto contatti di questo incidente, quindi un allarme di richiamo per dovere d'ufficio che ho fatto l'amministrazione. Capito. Qualcuno le chiederà dei danni, ovviamente, così via. Voi siete assicurati? Dobbiamo andare tutto nel giro delle assicurazioni. Perfetto. Noi adesso Adamo, il caposquadra dei Vigili del Fuoco qui a Saronno, che è accorso subito dopo l'evento. Senta, adesso visto che avete constatato i danni, state tagliando i rami, così via, ma in effetti dopo come fate a tagliare l'albero grosso e poi trasportarlo? L'albero grosso intanto poi noi non lo trasportiamo, noi lo tagliamo e mettiamo, diciamo, la legna da parte che verrà comunque o il giardiniere dell'Istituto Padre Monte a raccogliere la legna oppure quelle del comune.
noi aspettiamo che arriva la nostra gru, imbrachiamo tutta la pianta, la solleviamo in modo che non cada, che non faccia ulteriori danni, ma la tagliamo a pezzi, man mano che l'andiamo tagliando fino a quando la tagliamo tutta. Ho capito, sì. Va bene, la ringrazio. Quanto tempo pensa che occorrerà per... Bisogna vedere, perché la gru deve arrivare da Varese, quindi ci vorrà un'oretta prima che arrivi la gru e poi un'altra oretta prima che la facciamo. In un paio d'ore penso che dovremo anche finire di fare il lavoro. Lei era in casa quando è avvenuto il fattaccio, ha sentito qualcosa? Ho sentito un rumore, un grande rumore. E sua moglie? Anche lei. E cosa avete fatto? Niente, abbiamo guardato fuori e abbiamo visto quella cosa lì. Quella cosa lì, un albero... L'albero lì che viene giù. Poi... Come? Alle macchine non ha fatto niente. Alle macchine ha fatto poco, diciamo, però ha fatto qualche danno. Al condominio ha fatto un bel danno, perché sì, ha rotto lì. E magari qualcosa anche sotto, qualcosa anche no, sotto. No? Va bene, a vedere. Ma questo albero lei l'ha visto da alto, com'è? L'albero era grandissimo. No, vedo anch'io che è grandissimo, ma le radici c'erano oppure... Ma io guardando di sopra le radici non le ho viste. Guardando di sopra non ha visto le radici. No. Di su, sì, in effetti non ci sono, non ci sono, non so come mai. Le semiglia da radici, non so perché. Boh. Anche questa non abbia spoglio. Anche quella vicina, Questa mi piace poco. Sì, ha ragione. Però. No, boh, perché quella là è andata di là, la prossima dovesse cadere viene proprio dove abito io, La prossima? Arriva lì proprio. Una e una e due. Vabbè, grazie. Ma prego, grazie. Ma tutte e due. Quella là lì? Dentro. Sì, queste due qui sono un po'...